ci sembrava molto carina questa costruzione di questi due ambienti insieme, cioè del palcoscenico che tutti magari da piccoli sognavamo un po' di avere vicino alla nostra cameretta, quando andavamo almeno negli anni 80-90, io non so quanti di voi qui o quelli collegati, però io con la scopa stavo davanti allo specchio e interpretavo tutti i miei idoli, no? Madonna, Michael Jackson, così, e sognavo di avere questo studio virtuale vicino alla mia camera, al mio salotto, e quindi questo disegno era proprio quello, cioè avere un palcoscenico dove poter fare il mio lavoro, che poi è diventato davvero il mio lavoro, vicino alla mia casa, dove poter ospitare delle persone e ricordarci le cose degli anni Ottanta. In stile Friends, perché io volevo una cosa del genere, che ricordasse un po' gli anni 80-90, in qualche modo, e qui accadono delle cose con gli ospiti che ci riportano un po' indietro nel tempo. C'è una porta, quella bianca che vedete lì, che è un armadio magico, dove lì io, dove accadono delle trasformazioni, ed è una cosa che Stefano ha voluto fortemente, perché lui ha detto ci deve essere proprio l'ambiente dove c'è la trasformazione di Alessia e dei suoi ospiti. Quindi proprio nelle puntate vedrete che tanti ospiti, il luogo magico, sì, è il luogo magico, infatti, si trasformeranno con me e ritorneremo indietro nel tempo, o nel caso dei millennial faranno delle cose che sono anche molto attuali per loro. Allora, uno mi vede sui social e pensa che io sia ferratissima, è vero che li curo personalmente, faccio tutto io, però un conto è mettere una foto, fare un video così, ma tutto ciò che è tecnologico di fronte a me tra l'altro si interrompe, cioè credo di avere una strana energia, i computer si rompono, i telefoni non funzionano, credo di avere dei testimoni qui, tutte le cose che hanno a che fare con la tecnologia non vanno d'accordo con me, quindi quello sono un boomer assolutamente. E sono millennial forse in degli aspetti di apertura mentale che hanno i ragazzi di adesso, e non sono una che ha dei pregiudizi, e non ho tabù, e questa cosa mi avvicina molto al mondo dei millennial, perché magari nell'educazione con i miei figli sono un po' rigida per alcune cose, però poi invece la testa è molto open minded, quindi in quello mi sento vicino a loro. Rispetto appunto al fatto di non farci sempre delle paranoie mentali su tutto, ma di non avere tabù, perché questa cosa loro ce l'hanno molto bella, molto chiara, e noi invece abbiamo ancora un po' di difficoltà a capire tante cose, quindi mi piacerebbe essere sempre più simile a loro in questo. Io sono proprio un'appassionata della musica di quegli anni lì, un po' perché sono cresciuta con quella musica, e poi tante canzoni le ho presentate anche nei miei show televisivi musicali, perché poi è stata un po' la mia cifra quella, no? Di presentare dei programmi musicali. Quindi la musica, anche così le serie televisive, se posso ricordare Charlie's Angels, la famiglia Bradford, piuttosto che quelle più verso gli anni 90, Beverly Hills, insomma, diciamo che in quegli anni lì si viveva un po' a pane e televisione, non c'erano i telefonini, non c'erano i tablet, no? Quindi la televisione era il nostro così mezzo di divertimento, e quella leggerezza lì me la ricordo bene, quindi quella mi manca. Tant'è che io sono una che si va sempre a riguardare le cose del passato, e soprattutto in questo programma la dovevo riguardare, perché mi dovevo ricordare delle cose proprio per tutte le performance, le cose che dovevamo fare. Quindi mi fa piacere quando vedo che adesso si ritorna un po' a quegli anni lì, a dei sapori musicali di quegli anni lì, ma anche nelle serie televisive, come dicevo prima, si vedono tante cose che fanno riferimento a quegli anni. Davvero Stranger Things, lo ripeto, è la serie che ha avuto, credo, più successo nel mondo, ed è una serie ambientata negli anni Ottanta, quindi se tu pensi che Kate Bush, non so perché qualcuno la chiama Kate Bush, con Running Up That Hill, che è la colonna sonora di Stranger Things, è ritornata in vetta alle classifiche mondiali, quindi quella nostra musica è proprio, cioè io voglio andare al concerto di Duran Duran molto presto se ritornano qua. Abbiamo deciso che dopo i 40 si è boomer così a caso, e prima dei 40 sono millennial, così per l'hanno deciso i millennial, sì, per dare, capito? Beh, lo si vede un po' dalla differenza di età. Non si può dire vecchi e giovani, dai, che brutto. Però posso dirvi è che davvero noi pensavamo che questa gara fosse una cosa un po' più scanzonata, come dicevamo prima anche con Fabrizio, e in realtà si sono accaniti sul serio. Ora non entro nel dettaglio, ma dovete pensare che credo che sia una cosa abbastanza normale, perché se tu sei in una gara, perché poi questo è un varietà e ci sono tante cose, però la gara rimane, la sfida rimane.
E la gara fra i boomer e i millennial è molto accanita, come a casa spesso accade. Cioè a casa ci sono delle cose che succedono che sono molto simili a quello che succede in studio. E qui devo dire che era bella vivace questa gara, quindi ci sono stati dei momenti divertenti, ma anche molto, come posso dire, accesi. Di grande fervore, sì, accesi. Quello che ho captato, no, in questo periodo, e proprio, ma anche vivendo ovviamente con mio figlio, è che siamo noi che non li lasciamo stare, fondamentalmente, perché li controlliamo con tutti i device possibili ed immaginabili, quindi loro sono ingabbiati fondamentalmente. Quindi la loro, il loro così reclamo è proprio questo, di dire sì, ci rompete le scatole su un sacco di cose, ma poi la nostra energia e la nostra creatività la possiamo sviluppare di meno perché ci state addosso. Perché se tu pensi, quando eravamo piccoli, noi uscivamo di casa, salutavamo i genitori, poi ci vediamo alle 8 la sera, no? Ma noi ci poteva succedere qualunque cosa. Cioè, mia madre mi racconta delle cose, certe volte che io mi terrorizzo, che lei mi aveva costruito, adesso non so se lo posso dire perché sono veramente, mi aveva costruito tutto un meccanismo, era giovanissima, mamma mi ha avuto a 20 anni, per farmi arrivare il latte nella culla, in modo che lei non ci dovesse svegliare. Cioè tutta una cosa per cui io aprivo la bocca, se tu ci pensi adesso tipo madre soffocata. Oppure mi portava in una vacanza in gommone arrotolata, tipo non so, veramente piccola, davanti dove c'è la cosa della benzina, capito? Pensa, io forse sono uscita un po' strampalata per quello, sì. No, ecco, diciamo che ai tempi nostri si facevano delle cose con molta più leggerezza, senza pensare a tutte le conseguenze. Adesso, per fortuna, abbiamo gli strumenti per controllarli, per far sì che sia tutto più sicuro. Però è anche vero che non li molliamo mai, poi. E quindi, ovviamente, loro vogliono trasgredire ancora di più perché non possono fare altrimenti. Quindi questa è la prima cosa che mi è venuta in mente. Ma dovete guardare la puntata, perché la cosa bella sono proprio le arringhe finali, perché alla fine della trasmissione, per convincere il pubblico, c'è l'arringa di un boomer e di un millennial famosi, delle due squadre, e ho scoperto un sacco di cose anche ascoltando loro. Adesso avete visto forse un pezzo di Tommaso Zorzi, no? Che appunto faceva l'arringa, e ovviamente Max Giusti ha fatto quella propria marcord nostra, te vuoi mettere con me? No, adesso i ragazzi parlano su WhatsApp, dicono qualunque cosa sui telefonini, e poi quando si vedono di persona non si dicono niente. Quindi, ed era bello vedere proprio questa contrapposizione, bello vederla alla ringa, a me piace molto. Si scoprono tante cose dei giovani che invece noi dovremmo ascoltare di più.